pensate se vi dico apple pie? Io penso a nonna Papera, e a Ciccio che regolarmente gli fregava le apple pie che nonna Papera metteva a raffreddare sul davanzale della finestra. Comunque, questo appunto è l'apple pie, quindi una torta di mele americana, tipica americana. Io l'ho fatto utilizzando la pie crust, che è un impasto di molto semplice, di burro, farina, un pizzico di sale e acqua ghiacciata. Però potete utilizzare anche la semplice pasta frolla per realizzarla. Detto ciò, lasciatemi un like se vi piace la ricetta, iscrivetevi al canale così aiutate me a crescere e cliccate sulla campanellina per non perdere i miei prossimi video. Vi aspetto anche su Instagram, che aggiorno quotidianamente, e vi lascio in info box tutti i link diretti per trovarmi ovunque. Se fate l'apple pie, e sicuramente le farete una foto perché ormai fare fotografie al cibo è una mania, taggatemi, tanto sicuramente la posterete su Instagram la vostra fotografia, taggate Meno Male Son Golosa oppure taggate il mio profilo Elena Policella, perché mi farebbe veramente molto piacere. Io poi ovviamente ricondividerò la vostra preparazione. Un bacione e alla prossima! Cominciamo. In un robot da cucina, oppure puoi anche utilizzare una forchetta semplicemente, quindi facendo l'impasto a mano, metto il burro freddo, la farina, il sale e la buccia di limone grattugiata. Aziono il robot fino a ottenere una consistenza sabbiosa e aggiungo via via un cucchiaio di acqua ghiacciata freddissima, un cucchiaio alla volta, e continuo a lavorare finché la pasta non comincia a compattarsi, però utilizzo massimo 3 cucchiai di acqua, non di più. Rovescio l'impasto su una spianatoia infarinata e cerco di compattarla bene con le mani. Una volta fatto questo, divido l'impasto in 2 parti uguali e le lascio in frigo almeno per un'ora. Nel frattempo sbuccio e taglio le mele a fettine. In una padella ampia faccio scaldare lo zucchero finché non comincia a fondere, a sciogliersi. Dopodiché unisco il burro e anche le mele, poi la cannella e il succo di limone e faccio saltare a fuoco alto per un paio di minuti. Metto le mele saltate in una ciotola e le lascio raffreddare. Una volta freddate unisco anche l'amido e mescolo bene. Passiamo alla pasta, quindi stendo metà dell'impasto in una circonferenza leggermente più grande della teglia. Ungo bene la teglia e, aiutandomi con il mattarello, poggio la base nella teglia. Non vi preoccupate se vi si rompe, potete semplicemente compattarla con le mani, con le dita già all'interno della teglia. Distribuisco sulla base la marmellata e poi anche le mele. A questo punto avete 2 opzioni: o stendere la seconda sfoglia e semplicemente ricoprire la torta facendo poi dei fori sulla superficie così che il vapore esca durante la cottura, oppure fate come ho fatto io, cioè aiutandosi con delle formine per biscotti taglio l'impasto appunto in diverse forme e distribuisco le formine così ottenute sulla superficie della torta usando un po' di fantasia. Vedete che il risultato è molto carino anche in questo modo. Spennello la superficie con del latte e in forno a 200 gradi per 20 minuti, poi abbasso il forno a 180 e lascio un'altra mezz'ora. Se la superficie dovesse scurirsi troppo velocemente, coprite con della carta argentata e portate a cottura. La torta è perfetta servita, magari ancora tiepida, con una pallina di gelato alla crema o alla vaniglia, oppure la solita cucchiaiata di panna fresca poco montata. Un bacione e alla prossima!